libro amaro è la storia di una famiglia, una storia di una famiglia che nasce a Borgomanero con Emanuele Ceruti, che in Argentina diventa Manuel Ceruti, che costruisce un piccolo impero legato alla vitivinicoltura. È una storia triste, però siccome parla di vino è anche felice. Quindi è una storia a metà strada tra la felicità e la tristezza. Quindi Vino Amaro, il titolo originale in spagnolo è Casita Robada, ma Vino Amaro mi sembra che forse rende ancora di più l'obiettivo, l'ambiente di questo libro. È una famiglia che si costruisce a Mendoza, una famiglia di origine ovviamente di Borgomanero, italiani, ma poi il Manuel si sposa a Mendoza con una signora che era nata a Pavia e loro cominciano lì la sua tribù dedicata assolutamente all'industria vitivinicola. Hanno 10 figli, uno di questi figli si chiama Vittorio, come la vittoria dell'America, no? Perché Manuel voleva farsi l'America, poi l'America è sempre... si è dimostrata che non era così felice né tanto facile di farsela. Comunque, in uno di questi quattro figli entra nella politica argentina degli anni 60, la sinistra, i momenti più duri della guerriglia, cambia la storia della famiglia e quindi Vino Amaro sono 150 anni di vita di una famiglia dove ci sono... o dico di un'altra forma, a me è piaciuta vedere Vino Amaro raccontata dall'interno della famiglia. È una storia sociale anche, ma mi è piaciuto raccontarla dentro le porte della casa, di una casa che era la casa di famiglia, la casa del weekend, la casa della vitivinicoltura, l'ultima casa che ha comprato Manuel, la ciliegina sulla torta del suo impero.